Ciao a tutti ragazzi, l'altra volta abbiamo fatto un lavoro sui glutei, oggi facciamo un lavoro su gambe e braccia, va bene? Mi raccomando, riscaldatevi sempre prima, quindi andate nella cartella riscaldamento e riscaldatevi e cominciamo subito il lavoro. Abbiamo a disposizione ovviamente la nostra sedia, prendiamo come oggetto la nostra sedia, un tappetino e le nostre bottiglie d'acqua, ok? Allora, primo esercizio per le gambe. Su, mi siedo, stendo le gambe divaricate all'altezza più o meno delle anche, poco più, e mi tiro su. Lo ripeto per 10 volte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prendiamo le nostre bottiglie d'acqua. Possiamo anche appoggiare la schiena alla schienale per stare più comodi, 4, così si bloccano i gomiti, 5, 6, 7, 8, 9 e sono 10, anche bicipiti. Ci mettiamo con un ginocchio sopra la nostra sedia. La gamba è laterale senza alzare fianchi e spalle che restano dritte, altrimenti ci viene mal di schiena. Molleggiamo tenendoci allo schienale della sedia, laterale indietro. Non inarcare la schiena, tenete forte l'addome. Sono 4, 5, facciamo 20, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stessa cosa con l'altra gamba. Teniamo tutte e due le mani allo schienale affinché la nostra spalla non vada in apertura quando muoviamo la gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Andiamo a fare un'isometria, sempre tenendoci alla nostra sedia, con la nostra bottiglia d'acqua. In affondo. E andiamo a stendere con il gomito dietro di noi l'avambraccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci giriamo appoggiandoci sempre sulla sedia, a fondo isometria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo ad appoggiarci con le mani sulla sedia, usciamo fuori con il sedere, dritto, queste già le abbiamo fatte. Allora, potete sia stendere le gambe per aumentare la difficoltà che tenerle piegate. Per i meno allenati meglio tenerle piegate. La cosa indispensabile è non insaccarsi con le spalle, quindi mi metto forse di profilo per farvi vedere. Non dovete fare questo, dovete spingere sempre le spalle lontano dalle orecchie prima di piegare i gomiti, ok? Quindi andiamo e sono 10 ripetizioni. 1,
dietro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me ne faccio magari due di profilo per farvi vedere. Gomito dietro, senza collassare con la scapola. Ok? Possiamo allontanare la nostra sedia e andare a fare i nostri push-up. Oggi li faremo a braccia larghe, ok? Quindi, invece di fare i soliti push-up con le mani sotto le spalle, divaghiamo le braccia, quindi fuori asse, gomiti aperti, e andiamo a fare 10 push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ultimo esercizio, sempre per le gambe. Questo è per gambe e addome. Stendiamo plank, andiamo avanti. Stendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ovviamente ripetete il tutto da capo, così se volete in una lezione potete fare 3 ripetizioni della cartella braccia e gambe, 3 ripetizioni della cartella glutei e avete raccolto un'intera lezione completa. Spero vi sia piaciuto il lavoro di oggi. Ripetete lo stesso lavoro per 3 volte come facciamo sempre, quindi indietro il video e facciamo 3 ripetizioni di questo circuito, di questi esercizi. Quindi mi raccomando, le ripetizioni ce le avete tutte, rimettete indietro il video, buon lavoro.